Diciamo che allora tutto è partito per scherzo.
Ci abbiamo creduto, perché giustamente ci abbiamo creduto. Tra le macchine che erano qua, secondo me la più difficile, conoscendo le macchine, avendole anche tutte nella nostra squadra, l'R3 era la più difficile per fare un bel risultato a questa gara. Ci abbiamo provato, ieri sera la prima prova, dopo un anno e mezzo che non si montava a macchina, non è facile, come non sono facili le altre. Piano piano stamattina ci abbiamo creduto, abbiamo sbagliato le gomme sulla prima prova, però insomma non ci siamo mai dati per vinti. Secondo me l'attacco l'abbiamo fatto sul San Baronto quando abbiamo vinto la prova e abbiamo preso un po' di margine, e qui è stata dura perché dovevamo fare la lepre, è stata veramente dura, perché quando sei dietro, sei avanti ma c'è gli altri dietro che vicini non è facile, perché puoi sbagliare, i fattori sono tantissimi da dove valutare. Andata bene, un secondo e mezzo nella vita, le gare si vincono e si perdono anche per mezzo secondo. Andata bene a noi, complimenti comunque anche a Nannini che è stato bravissimo. Ecco, due parole sul tuo team, che è veramente pieno di vetture, di piloti che spadroneggiano un po' in tutta Italia. Ma ultimamente, nel senso, stiamo cercando di fare sempre il nostro meglio, abbiamo messo in casa vetture di alto rilievo, tipo vedi la Super 2000, che quest'anno abbiamo avuto molti molti risultati positivi con Gabriele Lucchesi, Carlo Alberto Senigalliesi e Paolo Ciuffi. Anche le altre macchine vanno bene, vincono le classi e cerchiamo di fare il nostro meglio. Non è sempre facile, non è sempre, perché questo, il mondo della meccanica e dell'elettronica in conseguenza è un po' imprevedibile, però noi ci mettiamo sempre il nostro massimo. Io, come tutti i ragazzi, chi ci dà la mano e chi ci segue, perché non è facile veramente andare in giro, cercare sempre di fare il 100% e soddisfare alla fine tutti. Bene, grazie e complimenti. Grazie. Fabrizio Nannini, che da sorpresa, perché appunto è da poche gare che si cimenta nei rally, un risultato qui a Evivai eccezionale, anche se potevi andare più in alto in classifica. Sì, ci sono andato veramente vicino, un secondo e mezzo, e sì, ora qualche gara l'ho fatta, qualche rally l'ho fatto, incomincio già a capire come funziona. È la prima volta che mi trovo in queste situazioni, effettivamente un secondo e mezzo sono poche, potevo fare meglio ieri sera e niente, oggi sinceramente nella prova di Fossato, là di Prato, di Vaiano, ho dato tutto quello che potevo dare, e è stato bravo anche Bianucci, che ha cercato di limitare il danno, l'ha limitato e per un secondo e mezzo ha vinto Evivai. Complimenti. Allora, Super 1600 e Super 2000 hai utilizzato nelle ultime gare, anche col Super 1600 ti si adatta forse meglio per il tuo stile kartistico? Sì, Super 1600 è un go-kart e mi dà una soddisfazione enorme, si manda proprio come un go-kart. E Super 2000, Super 2000 è affascinante, motore, telaio, tutto quanto. Un altro anno più Super 2000 che 1600, più Super 2000 che 1600. Bene, complimenti. Grazie, grazie a tutti. Sia un grandissimo risultato, un terzo posto assoluto veramente eccezionale. Sì, siamo contentissimi, se conoscevamo un po' di più magari le strade ci fidavamo un po' di più, comunque è andata benissimo, non ci possiamo lamentare, va tutto bene. Ormai sei un subarista convinto. Sì, tutti dicono che va più la Mitsu, ma quando prima correvo in moto e l'onda andava più forte, c'avevo il KTM e godevo quando mettevi dietro le onda, sono sempre stato così, poi magari arrivo sempre secondo, terzo, primo non lo faccio mai, è lo stesso. Qui è un gran risultato, terzo assoluto con piloti eccezionali, perché in questa gara ci sono stati anche vetture e piloti buoni. Sì, sicuramente, poi sono anche, cioè, conosceranno le strade, io la prima volta che le faccio quelle prove lì, cioè, l'ho vista la prima volta giovedì sera, venerdì, quando è venerdì? Non l'avevo mai visto. Bene, complimenti. Grazie.